Non ho studiato arte, sono laureata in scienze politiche. Il mio apprendistato è stato negli spazi della galleria, con Lucio che è stato il mio maestro di arte e di vita. Che grande privilegio quello di poter conoscere personalmente gli artisti, frequentarli e visitare i loro studi e scoprire la bellezza in una lampadina gialla infilata in un limone. Bois fu per Lucio un amico e compagno e guida. La sua ultima esposizione, Palazzo Regale, fu organizzata dalla Fondazione Meglio al Museo di Capodimonte. Un mese dopo l'inaugurazione, Joseph Bois morì. Ogni artista è un mondo di poesia e apparente follia. Seguendo e mettendo in pratica i progetti di Lucio, mi insegnava ad accompagnare gli artisti nel loro processo creativo, assecondando i loro desideri ed esigenze, sempre con il grande rispetto della loro genialità. Quanti artisti Lucio ha portato a Napoli? Il primo con il quale ho lavorato è stato Kit Haring. La galleria, in quella primavera dell'83, si trasformò nel suo atelier. Thriller di Michael Jackson a tutto volume e i grandi teli affissi sulle pareti, sui quali, senza nessun disegno preparatorio, dipinse il lavoro che poi divenne della collezione. In un angolo a sinistra, in basso, volle mettere le iniziali di tutte le persone che erano con lui in quei momenti: L.A., Lucio Amelio, C.T., Corrado Teano, John Gillette e Paola Colacurcio. Lucio, antico e moderno visionario, voleva che gli artisti stranieri invitati ad esporre in galleria potessero creare a Napoli. Sapeva che la città sarebbe stata per loro una grande fonte di ispirazione. Ed è stato così per il passionale catalano Barceló, il dolcissimo Mapplethorpe, per il romantico David Bowes, per il solitario Richard Long, per Robert Rauschenberg e il suo inseparabile Jack Daniel, e per il sagace James Brown. Nella vita in galleria, fra cataloghi che venivano editi in galleria, contatti con i collezionisti, con gli artisti, con istituzioni pubbliche italiane e straniere, non c'era da annoiarsi. E nel pomeriggio sera la galleria si trasformava in un salotto frequentato da giornalisti, critici di arte, artisti, amici collezionisti. E si parlava di arte, musica, cinema, teatro. Lucio amava cantare, ha inciso un disco. Giorgio Verdelli fu il produttore. Un disco dedicato a Joseph Beuys, e il titolo era la canzone che Beuys amava particolarmente, ma l'amore no. Lucio era anche attore. Attuò in quattro film di Lina Wertmüller e impersonò il marchese del primo film diretto da Mario Martone, Morte di un matematico napoletano nel 92. Qui è nei panni di Ferdinando IV. Un giorno lo vedemmo arrivare in galleria con Marcello Mastroianni, che stava girando un film a Napoli. Conservo gelosamente una Polaroid scattata con l'attore. Bello, simpatico, affascinante e gentiluomo.